Sorseggiando un altro po' di succo di baobab, il missionario gesuita tornò a contemplare il foglio foderato dalla calligrafia sciolta, ordinata e minuta della suora. Poteva quasi percepire l'inquietudine trapelare al pari dell'energia statica che si avverte ponendo la mano vicino a uno schermo televisivo. Mentre le ombre notturne banchettavano con la luce residua, gli occhi di Rosero si soffermarono più e più volte sulla parte di quel resoconto che maggiormente l'aveva turbato. Era quasi come se il suo sguardo ne fosse stato magnetizzato. Certe volte resta in piedi a fissare il vuoto per ore, scriveva suora Anna Maria. E spesso l'ho anche sorpreso a parlare da solo, rivolgendosi a qualcuno che chiama un uomo.